Stiamo preparando degli inviti per Halloween. Eccoli qua. Abbastanza mostruosi. Possiamo utilizzarli in altro modo, ad esempio mettendo un forellino quassù e appendendoli, oppure mettendo delle decorazioni sul tavolo, mettendo magari qualcosa dietro e quindi tipo uno spiedino lungo e metterlo sopra il tavolo. Allora, abbiamo preso innanzitutto un foldo di questi, tipo A4, e l'abbiamo diviso in quattro parti. Dopodiché prendiamo uno dei nostri scheletrini, cranietti già pronti, poi vi metterò sul sito le mascherine. E semplicemente ce lo copiamo. Lo ritagliamo. Questo è un po' duro perché è un cartoncino. Comunque è un modo per fare prima, se soprattutto ne volete fare più di uno, ne fate come minimo quattro insieme, quindi più di 4, difficile poi tagliarlo, per cui non ve lo consiglio. Bella mascellona. Cominciamo a prendere un primo scheletrino. Se lo volete più simmetrico, semplicemente lo ripassate. Fanno i denti, taglio, poi con le forbici un pochino più piccole si fanno delle incisure. Basta anche poche. Dopodiché si apre e il dentino centrale si divide in metà. Si fa il naso semplicemente facendo un triangolo e adesso l'occhio mostruoso. I denti poi li pieghiamo in qualche modo, in modo tale che comunque pare un po' mostruoso. Per gli occhi si fa una spirale, si taglia quindi una spirale, diciamo che un 2-3 giri possono bastare. Facciamo anche dall'altro lato. Ricordatevi poi di tirarlo un pochino per dare l'effetto un po' mostruoso. Ecco fatto che il nostro invito è pronto. Buon Halloween!